voi siete proprio quelli che stanno sull'impalcatura. Esatto, sì, stiamo al Policlinico di Caserta con un consorzio controllato al 99,9% da questa società Condotte. E si è fermato adesso il lavoro? Fermi da dicembre senza stipendio e senza lavorare. Noi oggi siamo ancora nel cantiere, perché non ci possono licenziare. Dici, no, non possiamo licenziare, stiamo in cantiere così, nella mensa. Qualunque cosa, non c'è niente, non entra un chiodo, non entra un cemento, non entra niente, perché non ci sono i soldi. C'è un ospedale fermo in costruzione. Tranne i milioni che già sono stati spesi, ci dovrebbero stare altri 110 milioni ancora da lavorare. Però l'ultimo mese pagato è stato novembre, e da allora zero. Fermi l'edilizia, hai fermato tutto. Fermi noi. Fermi tutto, vi fermate anche voi. Lei su quali cantieri importanti ha lavorato? La Nuvola qua a Roma siamo stati, all'alta velocità Roma-Napoli, Policlinico di Caserta, poi un po' in giro per altri cantieri, altre regioni. Noi abbiamo tantissime commesse all'estero, tipo la Norvegia, siamo a forte rischio con l'Algeria, la Romania probabilmente è persa, siamo una società internazionale che occupa 3.000 dipendenti con relative famiglie e in più c'è la forte preoccupazione anche per l'indotto. L'azienda ha scelto di presentare un concordato in bianco, quindi prenotativo, per bloccare i crediti e quindi l'aggressione dei creditori. Questo è il 4 gennaio. La scadenza per la presentazione del piano è il 18 maggio. Quello che noi oggi vogliamo scongiurare è che si facciano dei passi senza coinvolgerci nella discussione, con il rischio che venga smembrato un patrimonio industriale centrale per il Paese. Commesse per 4 miliardi e 4, si dice, che rischiano di saltare. Non lo so che cosa ci fanno con questi soldi, sembrano tutti bruscolini che si consumano così all'improvviso. Il più giovane di noi sono più di 20 anni che lavoro con Condotte. Se perdete questo lavoro, che succederà? Se ci danno la pensione... Cosa facciamo a questa età? Dove dobbiamo un altro lavoro? C'ho un figlio di 31 anni, fermo già da 2 anni. È laureata e si è ferma anche lei, quindi da noi giù siamo morti. C'ho 4 figli, non lavora nessuno. E quanti ci danno i soldi? No, lei è arrabbiato perché c'ha dei conti da pagare. Raccontava solamente favole, sono tutte favole. L'avevamo capito dall'inizio, hanno cominciato a parlare di fondi, ma i fondi si sanno, sono fondi speculativi, comprano uno per vendere a due. Allora dell'occupazione non gli interessa niente. Nel documento di economia e finanza, che sarà varato nei prossimi giorni, saranno introdotti 100 miliardi di euro di finanziamenti, dei 140 previsti dal piano di Del Rio Connettere l'Italia. Qual è il rischio? Il rischio è che non avremo più le imprese per realizzare questo rilancio del sistema infrastrutturale del Paese, che è strategico.